Innamorata di te. Che sciocchezza. Tu hai troppa fantasia. Non lo so. È già da un paio di giorni che ho questa sensazione. Ma è una stupidaggine. Che cosa te lo fa pensare? Ma è una sensazione. A me sembra che tu sia gelosa di Tania e me. Tanto per farti un esempio. Ti ricordi il giorno in cui mi ha fatto i tarocchi? E hai pensato che fossi gelosa di quel giochetto? Io non credo a quelle cose. Beh, se è per questo non ci credo nemmeno io. Ti faccio un altro esempio. Anche quando abbiamo mangiato il tuo gelato, mi eri sembrata un po' gelosa. Sai qual è il tuo problema, Christian? Tu sei un po' troppo sicuro di te. Dico solo quello che penso. Solo perché hai fatto colpo su Tania non vuol dire che tutte ti cadano ai piedi. Ricordatelo. Non avevo intenzione di ferirti. Mi dispiace davvero. Per quale ragione? Non è successo niente, mi sembra. È che ad un tratto sei diventato così taciturno. Ho tante di quelle cose per la testa. Per questo non sono molto loquace. Scusami. No, non ti devi scusare. Non avrei dovuto insinuare che non puoi diventare padre. È stato indelicato da parte mia. Ti ho già detto che non è successo niente. Non fartene un problema. Sul serio, davvero non ti senti offeso? Ehi, possiamo parlare di tutto, no? Sono andata dal dottore perché credevo di avere qualcosa che non andava. Caterina, se per te è così importante farò quel test. Sicuramente neanche tu hai problemi. È solo una questione di stress. Ma scusa, vai via. Purtroppo sì. Innamorata di lui. È assurdo. Pensavo che Christian conoscesse meglio l'animo umano. Lo ammetto, all'inizio lo trovavo molto simpatico, sensibile e carino, invece adesso non so che cosa pensare di lui. Forse è solo presuntuoso e mi sono lasciata incantare. Ma se crede che ci caschi, si sbaglia di grosso. L'ultima cosa di cui ho bisogno è di un uomo che crede che tutte cadano ai suoi piedi. Perché mi arrabbio tanto poi? Non ho più a che fare con lui e per fortuna non sta più con noi. Sì, lavoriamo nello stesso hotel e questo mi dà un po' fastidio. Ma d'ora in avanti lo ignorerò. E in questo modo non si metterà strane idee in testa. Per me lui non esiste. Ciao. Posso sedermi? Dovrei andare via. In cucina mi staranno già aspettando. Dai, fermati ancora un pochino. Non stai molto bene. Ho fatto solo una passeggiata. Già, infatti. Andiamo, Laura. Racconta. E che ti devo dire? Non c'è niente da raccontare. Qualcuno ti ha fatto arrabbiare, è così? Sì, ma stavolta non sei stato tu. Sono stato fortunato. Su, avanti, dimmi tutto. Che cosa c'è? Lasciamo stare. Laura, io ti ho aperto il mio cuore tante volte. Tu mi hai sempre ascoltato. Vorrei fare lo stesso per te. Non devi sentirti in dovere di ricambiare. Questo lo so bene. Ma sei mia sorella e voglio che tu sia felice. Allora? È tutto a posto. Nel complesso. Ah, ma non oggi. Ho soltanto bisogno di stare un po' per conto mio a pensare. Sul serio? Sul serio. Comunque, grazie. Sta tranquillo, Alexander, non è niente di grave. Beh, se lo dici tu.
Ciao. Ciao. Tutto bene? Mm-hmm. È un po' grande quel maglione, no? Sì, infatti non è mio. Lo so, è di Christian. Me l'ha prestato perché avevo un po' freddo. Sei stata da lui? Mm-hmm. Stamattina gli ho portato una squisita salsa al chili per ringraziarlo. È stato così carino quando ho preso la scossa. E come ricompensa gli hai svuotato l'armadio? Guarda caso, lui aveva anche dei nachos, così abbiamo fatto colazione. Nachos e salsa al chili per colazione. Tu mangeresti anche le cavallette se te le offrisse lui. Christian è stato davvero gentile. È stato bello, abbiamo parlato tanto. E quando stavo andando via mi ha chiesto se non avevo freddo con questi vestiti leggeri. E così lui, da perfetto galantuomo, ti ha messo il suo maglione sulle spalle. Esatto, hai indovinato. Poi è arrivata mia madre e mi ha macchiato il maglione con la senape, così ho dovuto lavarlo. Ma adesso puzza, senti, sa di detersivo, non so che fare. L'amore non ha odore. Oggi un tale si è lamentato della mia crema di pomodoro. E sai perché? No. Sua madre usava un passaverdura rotto che lasciava passare i semi dei pomodori e invece nella mia non c'erano. Oggi si può fare qualsiasi cosa. Sì, un consiglio fantastico. Ma mi stai ascoltando? Come? Scusami, stavo pensando ad altre cose. Quali cose? Però non ridere. Va bene, ora sono davvero curioso. Allora, Katarina desidera tantissimo un figlio e vorrebbe averlo subito, ma era preoccupata perché non riusciva a restare incinta, così ha fatto delle analisi. Lei non ha problemi. È fantastico. Sì, ma ora vuole che anch'io faccia dei controlli per sapere se tutto funziona come dovrebbe. Diceva sul serio? Sì. Allora li devi fare, non ti puoi esimere. Non è un problema per te, vero? No, non di certo. Perché? Allora non ti stressare. Io stavo quasi per diventare padre e papà ha fatto centro più di una volta. Noi Saalfeld non abbiamo problemi, siamo a postissimo. Fai quello stupido test e accontenta Katarina. In fondo è una sciocchezza, no? Sì, d'accordo, d'accordo. Coraggio. Ci vuole un bel brindisi. Perché hai tolto tutto da lì? Perché non vuole stare appeso come dico io. Devo chiamare il nostro tecnico? Riesco a sistemarlo anche da sola. Sono appena stata da lui. Bene. Sono andata a riportargli il maglione e così mi ha gentilmente invitata a bere un tè e poi abbiamo chiacchierato tanto. Perché lo sottolinei in questo modo? Puoi parlare con lui quanto vuoi, non mi crea nessun problema. Ah, bene. Tanto meglio. Non so neanche io come sia successo, ma sono follemente innamorata di lui. Tanti auguri, spero che ti ricambi. Te l'ho voluto dire perché mi auguro che non ti metterai di nuovo in mezzo, ok?